Il nuovo anno per il Bitonto Calcio si apre proprio come si era conchiuso il suo predecessore, con una vittoria nitida e indiscutibile dei Leoncelli, stavolta contro la blasonata e un po' martoriata Nocerino. Dovendo fronteggiare la torva scura degli infortuni e del Covid, mister De Luca si ritrova a scombussolare l'11 di partenza e piazza il campione Figliola fra i pali e per questo esordio esultano felici i cuori di tutti gli aficionados neroverdi. Custodito da Danilo Colella e Lanzolla, ad arare le corsie laterali, Turitto e Radicchio. Nel mezzo il gigante neoacquisto Addae col gladiatorino Mariani e l'altro debuttante, ma già indemoniato, Riccardi. L'estro di Taurino e Palumbo al servizio di Capitan Lattanzio. Privo dello scafato e prolifico Mazzeo, il collega Giovanni Cavallaro sistema Venditti in porta, protetto da Menichino, Bovo, Donida, Garofalo e Saporito. In linea mediana il terzetto Esposito, Vecchione e Stojanovic. Talamo e Dammacco rappresentano il duo offensivo. Minuto 7. Turitto lancia Palumbo che scarica per Lattanzio. Mancino impreciso. Al 19° si vedono i molossi con una conclusione di Dammacco da lontano che appena titilla i guantoni di Antonio. Vorticosa percussione di Taurino che sfonda centralmente al 20°. Apre in area per Palumbo che manca il bersaglio grosso. Il vantaggio meritato dagli ospiti è un prodigio del fantasista attascabile Taurino, che al 24° si esibisce in un'artistica mezza rovesciata che folgora imparabilmente l'estremo di casa. A cavaliere del 33° due opportunità di Lattanzio. Prima, incursione da destra, entra in area di rigore ma non inquadra lo specchio. Poi inzucca la sfera su cross di Radicchio dalla sinistra, alta sopra la traversa. Ma per Ricchi sono solo le prove generali del gol. A 10 dall'intervallo, botta radente di Mariani da fuori, devia Colella per Lattanzio che trafigge chirurgico Venditti. Un destro pericoloso di Turitto inaugura la ripresa che avrà il medesimo canovaccio del primo tempo. Al 20° c'è solo l'esterno della rete per il tiro di Iadaresta. 5 minuti e testa di Saporito su corner, nulla di fatto. Poco dopo la mezz'ora, piazzato di Riccardi e stacco imperioso di Iadaresta, cuoio di poco sul fondo. Al 37° Saporito ci prova da fuori, Figliola senza patemi, a branca impresa. A 6° dallo scadere il capodopera di Piarulli, che beffa sgommando in slalom tre avversari, irrompe nei 16 metri e dipinge una parabola magica per il 3-0. Restano così, con merito, in cima al girone H di Serie D, gli uomini di Francesco Rossiello.